cos'è questo? Sì. Occhio che... Cos'è? Tutto bene? Ridi. No, vabbè, sto ridendo. Aspetta, Nicola. Simpatico. Ma che cosa stai ridendo, Nicola? Vabbè. Il tuo ristorante sta andando fallito, ride. Ma non è un ristorante. Io non ho ristorante. La devi smettere con l'auto in canno che ti prendi in giro da solo. Ma qua non... il tuo ristorante sta andando fallito. Pigli questa lasagna. Piglia la lasagna, pensa. Questa è la lasagna ristorante tuo. Che cos'è questa? Sembra... è una lasagna, questa qua. Questa è una lasagna. È una chiave, capisci? No, vabbè. Vabbè, ma scusa. È una chiave. Ma non capisci che già non sta bene. È una cannavacciuola dalle pacche. Dalle pacche, questa è una Nicola. Questo è. Tu devi capire che se non metti mano al tuo ristorante. Ma non è, ma non è un ristorante. Ha fallito tutto, Nicola. Non devi è un ristorante, è un programma televisivo questo. Devi non pensare è un... alle conseguenze, Nicola. Alle conseguenze alla famiglia. Ai tuoi figli, a tua moglie, al tuo amante. Ma come tuo amante? Ma no, questo il tuo amante? Non è un programma di cucina, soprattutto non è cucina da incubo. Io non ho un amante. C'è una lavapiatto portoricano. Chi è il lavapiatto portoricano? Ma non lo sapevo. Dico, non è cucina da incubo questo. No, non è cucina da incubo. Che è questo? Cos'è? Cos'è? È sporco, Nico. Ho capito. Nico, dopo ti vengono all'ecolico renale, vieni, vieni con me. Ce l'ha già, se andiamo. Antonino Cannavacciuolo, buongiorno. Buonasera. Addio. Salutiamolo. Vieni alla lasagna, vieni, vieni. Ma io tutto il tempo con la lasagna in mano. Il tuo ristorante, qua ti pare tutto pulito. Sì. Tomma. Vieni qua, che? Tocca qua, senti. Che? Ma chi è? Ma cos'è? Che è questo, tu? Tocca qua, che è? Ma cos'è? Ma sarà un è po' di gel. Nico, ma che unto? Ma è unto, Nico. Ogni quando cambiate l'olio alla friggitrice. Ma, no, ma no, che no, non lo no, allora, è un ragazzo. È un giovane. Tieni la lasagna. Tengo la lasagna. Tienila tu perché... Si legge, vieni qua. Il tuo ristorante non è cucina da incubo. Ma non è un ristorante. Si legge. Che? Odo. Che c'è? No, adesso... Lo senti, signori? Ma non lo non li metto. È andata male, è scaduto. Ma che è andata male? Ma per piacere. È andata male. Arriva l'ufficio di igiene, io... devi chiudere tutto quanto. Allora, io capisco che lei sia fissato con le pulizie, appena, delle appena, cucine. Appena, Non è la cucina di un ristorante. Chi è? È un gol, guarda, è un gol. Ha segnato l'Udinese con Emanuel Badu. Badu. In vantaggio. C'è il collegamento con l'Udinese. Ilenia di Natale. Passa bomba. Sentila. Contenta? È un po' come se fosse tanto, un gol di Totò, diciamo. Tanto! Questo gol viene dato a Totò, no? Poi? No! Piaceva credere. Chi è che ha segnato? Badu! 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 Ah, Badu! Non so, perché credo che sia il terzo gol in campionato quest'anno, se non sbaglio. Paolo! Ha segnato all'Udinese, sa che Paolo. Non se ne è accorto. No, se ne è accorto. Bergassola, Dario, lo vedi Montella dalla tua postazione? Sì, io vedo il telefonino dell'aeroplanino, come si chiama il telefonino? Sì, l'aeroplanino. Dovrebbe essere quello là. Quello è a bordo campo, sì, con le mani poi in tasca, molto, molto sembra un modello che sta sfilando sulla panchina. Ma è arrabbiato, vedi anche l'altro, visto. No, è contenuto, ancora le mani in tasca e pensa che sia ancora colpa della gestione precedente. Ma sono gesti scaramantici le mani in tasca, non si preoccupi. Le mani in tasca sta ravanando, sembra un urologo. Grazie, l'urologo. La gestione precedente, Nico, qua ti devi preoccupare della gestione successiva, stai chiudendo il ristorante, Nico. Ma non chi è questa ristorante. Qua? Chi è questa? Si chiama chi? Sara Castellana. La cassiera che sei. La cassiera, alla cassa deve stare un padrone. Deve stare che se no ti ruba i soldi. Ma non mi ruba i soldi, non questo mi ruba quadro ti fa il sorriso, ti abbacina, sì. E poi dopo ti fotti i 50 euro. No. Ma che? Ma quando mai? Il ristorante, ma non sarebbe qua. In grado. Lasci stare quello lì che ha brutto carattere, quello davanti. Guarda qua, guarda sto signore qua. Che c'è? Nicola, allora, qua sei dramma, Nico. Che c'è? Qua sei dramma, questo signore ha ordinato l'antipasto 3 ore fa. Quando ha ordinato l'antipasto teneva ancora i capelli, Nicola. Ma no, ma per piacere. Nico, ha ordinato... È l'arbitro degli arbitri, è l'arbitro Casarin. È arbitro. E dove stava Fischietti? Vabbè, ma che... Mangiati Fischietti, te lo dico io. Chi è? Chi è? La Gialappa, Nico. La Gialappa Sbenta. Sì, buonasera. Buonasera, Antonino. Buonasera. Adios.
Adios, lo dirà lui tra poco al suo ristorante. No, adios. Ma, ristorante. Ma tu che gli permetti a questi qua? Beh, a noi per me. I tuoi camerieri ti stanno pigliando con culo. Ma no, sono i miei camerieri. Nico, vieni. Piano. Adesso io. Faccia piano che non sta bene. Adesso io dico, me ne vado. Sì. Io me ne vado. Ecco, bravo. Tra un po' torno. No. Zitta, tu che posso salire anche in coppa. No, hai capito? No. Via pure lì, guarda. Hai capito? Ma quando torno? No. Se non è cambiato. Piano. Piano. Ti metti in mano addosso. No, fai il bravo. Grazie, grazie. Hai capito? Grazie, Antonino, grazie. Potrebbe venirgli un...